poterti credere, mi gioco. Io partirei direttamente dal pezzo di Sanremo. È stato scritto da Emma, ce ne puoi parlare? Il pezzo di Sanremo, Tutta colpa mia, è stato scritto da Emma Marrone, Bollex, San Giulio e Ciancela. Sicuramente la cosa che rimane più a cuore, perlomeno a me, è l'autenticità del testo, è la veridicità di una storia che ho raccontato ad Emma e che è stata riportata, quindi è come se in qualche modo l'avessi scritta io ed è molto importante, è molto bello quando in una canzone c'è una tua storia, quindi è più facile raccontare una verità quando l'hai vissuta sulla tua pelle. Emma è una che ha affrontato più volte il palco dell'Ariston, ti ha dato qualche consiglio? Beh, in realtà Emma mi ha dato sempre tanti consigli, ma sono sempre gli stessi da quando ho cominciato questo percorso con lei, quindi di essere, di respirare, di essere sorridente, di essere sincera nel racconto. Tra l'altro sul palco troverai anche Maria. Sì, sicuramente mi farà piacere vederla, però siamo in due circostanze completamente diverse. Ecco, io sono lì come diciamo, big, se si dice tra virgolette, nel senso come partecipante, e lei è lì come presentatrice. Sicuramente mi farà piacere scambiarmici dei saluti, dato che non la vedo da tanto tempo, però rimane solo quello. Guarda, ognuno ha il suo lavoro, il tempo è poco, bisogna dare il massimo. Lo sai che non so perdere, ma forse tu mi perderai. Magari ti rincontrerò sfiorando i nostri limiti. Quando è stato il momento in cui hai capito che avresti fatto questo mestiere proprio per professione? Ma guarda, questa è una domanda difficile. In realtà anche ci sto provando ancora, sta diventando una realtà adesso. Ho la fortuna di avere un team che crede in me e stiamo creando insieme un percorso che sta iniziando adesso. In realtà non ci ho mai voluto pensare troppo, perché ho sempre avuto timore del credere con troppo fervore in qualcosa. Io ci provo e ce ne metto tutta e poi vedremo ancora. Io non ci penso, io voglio solo fare bene e basta. Poi divento chissà che cosa succederà, ecco, non lo so. E dell'esperienza d'Amici cosa ti porti dietro al festival? Beh, l'esperienza d'Amici è stata importantissima perché mi ha insegnato a stare su un palco, che per chi è molto emotivo, io sono molto emotiva, non è semplicissimo gestire l'emozione di avere in qualche modo un'attenzione costante da tutti. Quella è la cosa secondo me più difficile, quindi porterò sicuramente questo all'Ariston, che è un palco ancora più diciamo difficile, perché c'è una storia importante dietro. L'amore è solo un cerchio che non si chiude mai, a volte dura un giorno, a volte non finisce mai. Per quanto riguarda il Sanremo visto da Elodie, però a casa, diciamo, quindi anni fa, c'è qualche episodio che ti è rimasto impresso più di altri? Sì, ce n'è stato uno in particolare nel 2001, avevo 11 anni ed è il primo ricordo vivido di Sanremo, perché ero sola a casa e è stata l'edizione che mi ha fatto emozionare, che mi ha fatto appassionare, che è stata l'edizione con la vittoria di Elisa, il secondo posto di Giorgia, come fa la sfegatata di Giorgia. Inizialmente la presi anche, sai, da fan bambina, tra l'altro. Poi sono stati i primi due CD che ho comprato, quello di Elisa e di Giorgia. E la classica domanda, c'è qualche artista in gara con cui ti piacerebbe collaborare? Beh, ci sono tantissimi artisti importanti, mi piacerebbe un po' con più persone, tanto che comunque sono appena nata, è normale che voglia collaborare con più persone, non ce ne sono uno solo in particolare. Hai qualche obiettivo per il festival al di là del posizionamento in un particolare posto della classifica? Ma io non ho l'obiettivo del posizionamento, non ce l'ho, ma non perché non sia ambiziosa, perché non penso che sia quello il fine ultimo, il pensiero ultimo deve essere quello di fare rispettare il palco, cantare bene, essere sorridente e rispettare il pubblico. Come ti vedi tra 10 anni? Oggi sono serena.